Allora, buongiorno a tutti, sono il dottore Francesco Cortellessa, sono un medico chirurgo, sono un medico estetico, perfezionato in nutrigenomica, epigenetica, microimmunoterapia e sono specialista in diagnostica per immagine. Io ho conosciuto il S-Drive ad un convegno e ho voluto approfondire il discorso fino a comprarlo. Da quando utilizzo S-Drive, che precisiamo non è un test diagnostico, ma che a me, occupandomi di anti-aging, mi consente di poter avere un panorama ad ampio spettro di possibili problematiche per le quali poi magari posso richiedere da medico approfondimenti specifici. La cosa che mi ha sorpreso e anche entusiasmato è che ho un po' cambiato anche il modo di procedere nella visita, nel senso che faccio il test e commento con la paziente: ma lei per caso mangia le proteine? E magari la paziente mi dice: no, sono vegetariana. Un'altra paziente aveva il gruppo delle vitamine alterata, gli ho detto: ma l'omocisteina l'hai mai dosata? No, non l'ho mai dosata. Abbiamo avuto un riscontro praticamente di 18 di omocisteina confermato dal test per una mutazione del 5-MTHFR eterozigote. Quindi diciamo è uno strumento molto valido, ripetendo che non è un strumento di diagnosi, ma ti consente, soprattutto per chi si occupa di anti-aging, di avere tante informazioni. Delle quali informazioni, partendo da questi risultati, integrando con un'anamnesi e un'obiettività, andando poi ad approfondire anche con test genetici, come nel caso che vi ho da poco raccontato, noi praticamente possiamo aiutare i nostri pazienti, soprattutto in quello che è la prevenzione, che rappresenta l'optimum a cui ogni medico in linea di massima dovrebbe attendere, perché non dobbiamo aspettare ad arrivare ad avere la patologia, perché quando c'è la patologia c'è la distruzione, c'è il danno. Noi possiamo, attraverso appunto questa modulazione epigenetica che si drive ci aiuta notevolmente, andare a interagire, quindi a spegnere i possibili focolai all'interno del nostro corpo per far sì che il nostro organismo lavori meglio e possa vivere più a lungo possibile. Vi ringrazio per l'attenzione.